L'Europa non è lontana e vive intorno a noi. Per dimostrarlo, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi sta compiendo un lungo tour per visitare aziende, città, paesi, enti e scuole che hanno potuto realizzare importanti progetti di recupero, riqualificazione, ricerca e ammodernamento grazie ai contributi europei. Nelle immagini vedete la tappa del tour in provincia di Arezzo, che ha toccato, oltre al capoluogo, Fogliano, Subbiano e Bucine. La Regione Toscana ha fatto un buon lavoro di raccordo con l'Europa. Poi però bisogna dire, se non ci fossero stati gli insegnanti, se non ci fossero stati gli imprenditori, i tecnici, a seguire anche al di là del prendere finanziamenti, una logica, un modo di ragionare che è impostato sull'innovazione, sulla ricerca, non si sarebbe ottenuto una serie di risultati che collocano la Toscana a una posizione buona, alta. Il viaggio dell'Aretino è cominciato a Fogliano della Chiana, dell'Istituto Omnicomprensivo Statale Marcelli, che ha ottenuto 115.000 euro dal Fondo Sociale Europeo per il progetto Eureka, finalizzato ad avvicinare 360 studenti di scuole diverse a 150 imprese della filiera della meccanica. Ma qual è stato il valore aggiunto reale dell'Europa per questa scuola? La possibilità di poter fruire di risorse importanti, di finanziamenti che potessero rispondere ai reali bisogni formativi dei nostri studenti, in ragione di della costruzione di alleanze formative costruite con le aziende, con le università, con i privati del territorio, con le associazioni di categorie. Questa alleanza ci ha permesso di leggere attentamente i bisogni, di progettare insieme e di costruire dei percorsi che consentissero ai nostri ragazzi non solo il successo scolastico, il successo formativo, ma anche il successo lavorativo, perché così noi diamo competenze spendibili nel mondo del lavoro. Utilizzando i finanziamenti europei per quello che è nello specifico qui la manutenzione delle auto elettriche con un laboratorio che è in fase di costruzione, ci dà la possibilità di vedere il futuro anche in un'ottica buona, quindi dando ai giovani una visione positiva. Quindi se i giovani credono nel futuro, noi li mettiamo in condizione di crederci insieme a noi, facciamo un passo importante. Sempre a Fogliano il presidente Rossi ha visitato lo stabilimento della ILAPAC, che con un contributo di 930.000 euro di fondi pubblici su un investimento di 2.658.000 euro si è dotata di un innovativo sistema di saldatura a ultrasuoni per buste flessibili, che le ha consentito di proporsi come produttrice di macchine all'avanguardia per il confezionamento in un mercato dominato da poche aziende tedesche e americane. Questo qui è stato un progetto che l'abbiamo portato a termine, ha avuto successo, abbiamo e stiamo beneficiando di tutto quello che noi ne abbiamo ricavato, ma soprattutto per quanto riguarda la formazione culturale, che ci ha permesso anche di affrontare anche l'acquisto di ulteriori componenti con l'esperienza che abbiamo avuto grazie a questo bando. Tappa successiva a Subbiano, nello stabilimento della AEC Illuminazione, azienda che in 5 anni ha raddoppiato fatturato e posti di lavoro e che ha investito 1.360.000 euro, di cui 607.000 euro di contributi pubblici, su una nuova tecnologia di LED e su un software per il controllo dell'illuminazione pubblica in città sempre più intelligenti. Il progetto riguarda, è sotto il cappello di quelle che sono le smart cities, quindi del rendere intelligenti prodotti che siamo normalmente abituati a vedere e nello specifico i lampioni per l'illuminazione pubblica. Il vero nocciolo dell'innovazione nel nostro caso riguarda l'aver reso intelligenti questi sistemi di illuminazione e quindi di dotarli di nuove funzionalità sempre più importanti ed essere sempre più connessi all'interno della struttura e fornire nuovi servizi ai cittadini. Mentre qualche anno fa un impianto di illuminazione serviva solo per fare luce, oggi un impianto di illuminazione serve anche per gestire vari servizi in una città, che possono essere di tutti i tipi, dal controllo dei parcheggi al controllo dei rifiuti, dal controllo degli autobus se sono in ritardo o meno. Il cittadino tramite il telefono accede a tutta questa serie di informazioni. Sono tecnologie molto complesse, ma sono tecnologie che
poi le città in futuro diventeranno tutte così. A Pontacchiani Rossi è stato accolto nella cantina Vini Tipici, che ha usufruito di contributi pubblici ed europei per rinnovare i macchinari, riqualificare gli edifici e abbattere i consumi. L'investimento più consistente è 2.456.000 euro, di cui 1.058.000 di fondi pubblici, ha riguardato la cantina. Abbiamo rinnovato il tetto, questa struttura ha 50 anni e dobbiamo ringraziare proprio il progetto, perché in ogni caso avremmo dovuto fare questi interventi. Ad esempio la bonifica del tetto, l'installazione del fotovoltaico 120 kW, il punto di pigiatura, dopo se facciamo un giro possiamo vederlo, il punto dove c'è la raccolta delle uve. Abbiamo finito qui di sotto, abbiamo i vinificatori in acciaio con il progetto Galimede, abbiamo fatto investimenti anche sulla catena di imbottigliamento, etichettatrice, insomma questi vari investimenti che ci hanno permesso poi, che ci permettono poi di fare anche vini di qualità. Il viaggio è proseguito ad Arezzo, dove grazie a un piano di innovazione urbana la Fortezza Medicea è stata trasformata in un importante polo ricreativo. L'intervento ha riguardato anche la Piazza Grande, la ex caserma Cadorna, l'ex mercato ortofrutticolo del quartiere della Pescaiola, con un investimento complessivo di 26 milioni di euro, di cui metà sono risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. Questa è un'opera europea alla fine, perché nasce come opera fiorentina contro gli aretini, che oggi gli aretini sentono invece come casa loro, e il recupero fatto anche con i soldi dell'Europa direi che è quasi simbolico. Per noi è diventato un luogo magico dove ospitiamo le sculture degli artisti internazionali più importanti e più bravi, e dove nella parte superiore spesso i nostri cittadini fanno festa. Io da più tempo dico che il collante europeo, che abbiamo visto, non è che l'abbiamo dimostrato, abbiamo verificato che non può essere l'economia, non può essere la politica, quindi l'Europa degli stati che preconizzava Mazzini oggi non è possibile, forse potrebbe essere l'Europa delle culture, perché la cultura europea non esiste, esistono le culture europee che hanno però un fattore comune, che è quello dell'homo faber, e da questo si può rifondare un'Unione Europea sulla cultura. Ultima azienda visitata, la Zeus di Bucide, che con i fondi europei ha potuto mettere in atto un progetto di riqualificazione energetica che ha consentito di abbattere del 56% i consumi. Noi siamo dentro qui un ambiente in cui è coibentato al massimo, con niente si scalda, e abbiamo di là l'officina, che anche lì c'è l'illuminazione, abbiamo fatto un sistema domotico che ci porta a un enorme risparmio di energia. C'è anche il riscaldamento, che è formato da pompe di calore, che anche quello contribuisce al risparmio energetico. Al termine del tour aretino, il presidente della Regione Rossi ha dichiarato che i progetti realizzati grazie ai fondi europei raccontano in primo luogo la verità. Mi pare che a volte si parli un po' a vanvera dei problemi dell'Europa. Io credo che l'Europa dovrebbe fare di più, penso dovrebbe avere per esempio quadruplicati almeno i propri fondi per incidere con più nettezza sulla realtà della crisi, sull'occupazione, almeno quattro volte tanto dovrebbero essere. Adesso è l'1% del PIL, dovrebbe diventare il 4%. Secondo Rossi, sull'Europa non si può tornare indietro. Non si può tornare indietro, non si deve nemmeno lasciarci andare a giudizi beceri, sommari, perché esiste una realtà. La Toscana senz'altro, e la regione, ha svolto un ruolo, ma soprattutto esistono imprenditori come questi, insegnanti, sindaci, istituzioni, ricercatori che hanno saputo mettersi in sintonia con gli assi dello sviluppo europeo, e sicuramente da lì è venuto un contributo importante per essere spinti in avanti, per fare cose egregie e positive come queste. Dal 2007 al 2013 la Regione Toscana ha distribuito alla provincia di Arezzo contributi del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale per 175 milioni di euro, che hanno permesso investimenti per 286 milioni su 1.352 progetti. Nello stesso periodo il Fondo Sociale Europeo ha erogato 37 milioni di euro per 7.720 progetti. Il Fondo Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale ne ha erogati invece 81, generando 170 milioni di euro di investimenti su 835 progetti. Nel settennato 2014-2020, ancora in corso, la provincia di Arezzo ha ricevuto fino ad oggi complessivamente 75 milioni di euro.